E ciao a tutti ragazzi, qui è Underdark e parla e bentornati in questo nuovissimo video di Binding of Isaac, dove finiremo, io non lo so, c'è l'audio? Sì. Questa run dei Forgotten che ha l'aspetto in realtà molto simile a The Lost, più che altro che è un personaggio che ancora non ho sbloccato e non ho intenzione di sbloccare, detto chiaramente. Vabbè, ovviamente sto scherzando, lo sbloccherò, ma... Ecco, diciamo che è un personaggio che non mi attira, ma questo lo faccio giusto per... La cacchina. Ci sta. Le mie esplosioni ora sono tossiche, praticamente. Beh, ci sta, abbiamo una run comunque con 10 bombe, cioè possiamo anche tranquillamente usarle. Per far esplodere qualche nemico, visto che c'è il Toxic Blast attivo da adesso. Oh, adesso ci sono... 3 wave se non erro, perché siamo nell'utero o nel womb, non so che piano sia. E tra l'altro è l'1, ok, quindi non dobbiamo battere il cleave. Ok, c'è la cesta in mezzo che, come vedete, mi blocca il passaggio e mi dà alquanto fastidio, perché cioè è una cosa lì in mezzo che rompe. Cosa è spawnato? Sono dei nidi neri, cos'è? Ma, cioè, sono champion, però non so cosa facciano, onestamente. Pareranno ragni particolari? Non lo so, ora non ne sta più spawnando. Ecco, detto fatto, ecco, doppio. Ma li ha appena distrutti lui? Ok, penso, sì, li aveva distrutti anche lui, va bene. Ok, 0 premi. Però abbiamo Tear Sap, Bad Gas. Non è proprio ottimo Bad Gas. Beh, io sono finito, ovviamente, vabbè. Però comunque ci è tornato un po' utile. Voi malefici. A me c'ho avere i dipinti. Oddio, potrei rollarlo. Tanto stanze segrete non ne trovo. E mi ha dato un cuore intero. Beh, insomma, ci ho guadagnato mezzo cuore. Che può sembrare strano, ma è veramente utile in questo momento. Anche solo mezzo cuore. Ok, a parte che ho buffer. A parte che ho buffer, è vero. Quindi, scherzo, non c'è proprio del tutto utile, però comunque ci può prevenire qualche danno, infatti. Squish, io me lo prendo. E del resto, io sono abituato a guardare la mappa, però la mappa non c'è. Woohoo, bellissimo, muori. Ok, altro mezzo cuore grazie al nostro Little Chad. Mi sta dando un sacco di cose. Bombe, vabbè. E chiavi, tilted rock. Neanche mezza, ma neanche l'ombra. Va bene. Però lì potrebbe esserci una super secret, ora che ci penso. Qua può esserci. No, qua. No, qua. No. Ok, va bene, addio super secret. Non so dove sia, sarà o tutta su o tutta... nei lati. Vabbè, ora non voglio mettermi a fare la mappatura del posto. Ah, qua potevo rerollare. Beh, senti, questi fammeli prendere perché onestamente mi tornano utili. Ok, morite voi, datemi la chiave. E a questo punto si va giù. No, ma giù c'ero già stato, ma forse non ho esplorato tutto. Beh, chiave, già questa che non l'avevo presa. No, ma 000? Ma allora, scusate, dov'è la zona dove devo andare? Questo è spawnato adesso, quindi forse qua non ho esplorato tutto. No, non avevo esplorato qua, ok. Va bene, meglio così. Meglio così. Ok. Ok, carino quello. Ah, c'ho il reroll. No, beh, senti. Amen. Non lo vado ad attivare ora. Qua se uno aveva... un corto raggio non potevo uccidere nessuno. Bombe chiavi. E a questo punto me ne frego del rerollare col D20. Andiamo direttamente al boss che è The Bloth. Oh, The Bloth. Oh, The Bloth. Sei. Tu sei The Bloth. Sei. Ma sei carino. Sei brutto, ma sei. Altro che... Ok. Ma maledetto te. Oddio. Io odio The Bloth perché è veramente brutto. Come boss che ti spara brimstone in continuazione.
che ovviamente non puoi schivare. Oddio. Oddio. Però questo ci tornerà utile nella... Ah no, devo andare da The Lamb. Tanto sono sicuro che troveremo qualche cuore, quindi a questo punto non ne prendo neanche uno. Me ne frego. Womb 2. Fa questo, in poche parole. Ok, vabbè, ora non sono morti tutti, però fa un danno a tutti. Ripeto, non li uccide tutti, però comunque la maggior parte muoiono. In hard hanno più resistenza perché la maggior parte sono champion. Quindi essendo champion hanno più vita. Qua c'è la Tilt Rock che mi dà la Small Rock che mi diminuisce un po' la velocità. Vabbè, oltre, cioè, beh, mi aumenta il danno e mi diminuisce un po' la velocità. Però non è un problema, quello è un... Ah no, sì, è un champion, sì. Oddio, maledetti siete voi, maledetti siete voi. Ma che brutto è il mio fantasmino, oddio. Bruttissimo. Povero. Va bene. Qua non mi... Beh, non mi sembra tipo solo Tilted Rock. Tilted Rock. Adesso dobbiamo anche andare a battere, mamma. Io qua uso questo e non me ne frega niente. E devo abbattere i portali prima che spawnino roba. Vai, 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 mori, mori, mori. Ok. Ok, adesso ci mancano solo... Oddio. Questi che sono facilissimi. Guarda che contenta che sono questi pezzi di carne. Qua potrebbe esserci qualcosa. Oh, beh, va bene. E oddio, qua era da usare il maximum damage. Necronomicon. Oddio, che brutto verso. Muori. Ok. Di qua cosa abbiamo? Cacche, ovviamente. Con le mosche pure, ci sono delle moschine. Beh, le uccido tutte, 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 tutte. Anche perché ho la... Pitch Fight Poop. Perfetto. Ok. E qua cosa abbiamo? Una Tilted Rock. Soul Art. Quindi abbiamo il fantasmino pieno con la vita. Quindi userò solo lui. Questa non è una stanza da Womb. Non è una stanza da Womb 2. Perché due Megameo così? Beh, per carità, ora è diventato un Megameo. Però... Un Megameo. Però... dai, 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 esponane altro. Un altro ancora. Vai, un altro. Cosa c'è il Tris? Beh, ovvio, ovvio, ovvio. Pure un altro. Esageriamo qua. Amori. Meno male che ho tipo 6 di danno solo con lui e 9 con questo personaggio. Con The Forgotten vero e proprio. Perché altrimenti... Perché altrimenti... No, 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 no. Questi devo andare... Devo spiritello. Perché altrimenti riusciremo a ucciderli. E di là c'è l'arcade. Cosa ci può dare l'arcade? Ci può dare qualcosa di utile? Sì. Ci conviene andarci? Ma anche sì, ti dirò. Ah, 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 che bello. Ho droppato una monetina. Chiuserò per entrare nell'arcade. Che brutto arcade. Tutto stretto. Allora, vabbè, cuoricino. E qua iniziamo a giocare. Bomba, non mi serve la bomba, dammi la bomba. Tanto, già che ci sono. Vabbè, ma mi ha spawnato la moschina, penso, perché la bomba non me l'ha data. Va bene, moschina. Questo in realtà non è che possa darci più di tanto cose utili, quindi a te ti faccio scoppiare. Ho distrutto tutto, però guardate roba che ci ha dato. Meglio così. Meglio così. Oh, signori, questo è un personaggio The Forgotten veramente bello. Veramente forte. In realtà The Forgotten, però... Però c'è da dire che... Già un po' saperlo usare, Perché con questo attacco melee che possiede, non è proprio facilissimo e intuitivo. Però alla fine... È più difficile da sbloccare che da imparare. Perché ci sono un sacco di processi lunghissimi. Cioè, devi fare un'intera run per sbloccarlo. Non è che dici faccio metà run ed esco dalla partita. Sì, ne devi fare una intera. Una run intera, una run intera. Quelli stanno facendo il giro dell'oca per colpirmi. Alla fine non ci sono riusciti. Quindi entriamo qua, battiamo i flips. Così. Guarda. Ok. Ah, ha spawnato l'occhio. Vai, il secondo dovrebbe spawnarlo addosso. Ah, non l'ha spawnato. Ok, meglio. Perché adesso io sto davanti al mio scheletrino.
di The Forgotten. E aspetto che gli altri muoiano, non per colpa mia, e uccido mamma così. Perché stando dietro al mio scheletrino, posso sopravvivere, tranne se fa questo attacco. Se fa questo attacco, non sopravvivo. Morrow was buried in basement. Ah, bello Morrow. Morrow è bello, stavo dicendo. Ok. Non posso andare a fa... Beh, oddio. Va, facciamolo. Vai. Angel. Angel. Oh, l'angioletto mio preferito. L'angioletto mio preferito. Vieni da papino. Sa per sparare? Ah, m'ha preso. Ok, keep his one. Oh, perfetto. Il primo pezzo della chiave. Io devo andare però di sotto stavolta. Ok. Vabbè, il primo pezzo della chiave per fare Mega Satana. Farò Mega Satana? Non credo. Però noi abbiamo intanto un pezzo della chiave che è considerato minion. Quindi se troviamo un oggetto che... ad esempio mette le scariche elettriche tra i minion, cosa che esiste se non erro, naturalmente ci aiuterebbe perché avremmo tutti i minion dotati di scariche elettriche, visto che non abbiamo minion che sparano. Oh, cuoricino mi serve. Grazie. Allora, che brutta spada. Vai, doppio policefalo qua. E mori. Champion pure, perché... Cioè, non contento, doveva metterne due champion. Qua cosa abbiamo? Oh, beh, qua è una situazione migliore di sicuro. Qua è di sicuro una situazione migliore. No, qua non può essere. Può essere qua? Naturalmente. No, naturalmente. Che domande. Che domande. No, mi ha rallentato. Adesso spawna le falci, le falci, le falci, falci. Che se l'è creata addosso, se l'è spawnata addosso. Non è proprio una scelta molto intelligente, se posso dirlo, però... Ehi, contento tu. Che gli ho distrutto la scopa, perfetto. La scopa volante di Harry Potter mi ha respawnato qua. Va bene, va bene, va bene, va bene. Voi dovete morire per forza. Bombe, ma... Oddio. No, però qua abbiamo visto che non era. Però qua sembra proprio portare in un'altra stanza. No. Prize bomb. Allora, questo con le bombe... Cioè, le bombe ci danno dei premi. E, quindi, visto che ho grandi potenziamenti alle bombe, potremmo utilizzarle contro The Lamb, che è un boss molto facile. A questo punto, vi dico, perché no? Perché no, prendiamolo, tanto ormai abbiamo un sacco di potenziamenti alle bombe. Oh, mi ha dato un cuore scheletrico! Che non posso prendere, ma mi ha dato un cuore scheletrico. Figo, figo, figo. È strano che mi dia un cuore scheletrico così. Non è proprio normale come cosa. Che me lo dia subito. Oh, maledetto te. Ammori, mostro. Oh, sì. Cuoricino. Ok, mi sta dando premi ogni volta che uccido un nemico. Però non credo sia Prize Bomb in teoria. Cioè non dovrebbe essere Prize Bomb che fa sta cosa. Però comunque tu spari Brimstone? No, spari triplo. Beh, guarda, sei stato un duro nemico da affrontare. Tantissimo. Vabbè, meglio così. Oh, allora, metti una bomba qui. Ok, guarda, guarda roba che ci ha dato. Grazie Prize Bomb. E anche la cassa, grazie. Oh, questo lo prendo di sicuro. Ah, perché è vero, io ho Chaos. The Fool. Ah, per scappare, The Fool. No, non The Fool. In The Fool lo stiamo per andare a battere. Perché quando batti Satana, devi battere anche The Fool. È come un contratto, no? E sei costretto a farlo. Non è molto bello, però. È il bello di dover battere Satana. Ho sentito qualcosa. Questo sia un oggetto che abbiamo noi che ha fatto sto rumore. Non so cos'era. No, morite, ti prego. No, non sono morti. Perché sono fantasmi. Quindi hanno più di 400 di vita, evidentemente. Visto che il mio oggetto fa 400, se non erro. Sì, dovrebbe fare 400 a tutti. Ma proprio tutti. Ah, Dio, quello cos'è? Non l'avevo mai visto.
Bravi, andate a suicidarvi. Si è fermato così. Ok, mette molta ansia. È un occhio di pietra che spara. Va bene. Ecco, vedi, ad esempio mi hai dato la bomba, il price bomb. Va bene, di qua dovrebbe esserci Satana. Speriamo, perché... Cavolo, è immenso sto piano. Non è che ho qualche... Curse of the Maze, va bene. Però non ho altre curses. Non credo in realtà che tu possa avere più curses, però... Oh, mai dire mai, mai dire mai, c'è Monstro 2. Monstro 2, la mia nemesi. Che però è scarso in questo caso. È scarso Monstro 2, me lo ricordavo più forte. Ok, vai, mi ha portato una stanza sopra, però io volevo prendere questo mezzo cuore. Abbiamo Death, che fa lo stesso effetto dell'oggetto che abbiamo ora, quindi lo uso. E ovviamente i Meo cosi non sono morti qua, i Black Meo non sono morti. Si è esploso. Si è esploso. Oh. Oddio, un sacrificio potrei anche farlo, ma ci guadagno poco, quindi... aspetta, posso volare con The Forgotten. Haha. Allora, diamogli i soldi, questo dovrebbe, però non sono sicuro, darci un HP up o un altro oggetto, anche una chiave. Però di solito dagli HP up, perché in realtà non è che ci servano molto, però a questo punto ho i soldi che non potrò mai usare. E però ci ho dato The Tower, The Tower è molto buono. Vabbè, a questo punto smetto. No, ho sbagliato! Ok, allora... ok. Va bene, non era proprio quello che volevo fare. Lo ammetto. Lo ammetto. Evil, usate... No, potevo usarlo al boss. Ah, potevo usarlo al boss. Vabbè, così faccio più danno. Senti, sta stanza è terribile, quindi... Mi va benissimo finirla con The Devil. Qua c'è un cuore nero. Dove lo vedi? Ah, è spawnato lì, ma guarda te. Ok, possiamo andare allora così. Satana! A me piace un botto come boss, Satana. Non so voi, ma a me piace un sacco. Ok, ecco The Fallen, che lo spawna in automatic. Non chiedetemi bene perché, ma lo fa sempre. Poi ha tutto un senso in Isaac, d'altronde, però io non lo so cosa significhi questa cosa. Dai, che è quasi morto. Dai, che non voglio farmi colpire perché mi serve lo spirito per la seconda fase. Ok, è come se avesse tre fasi, Satana, in realtà. Boss molto particolare. Vabbè, ma lo sto spingendo Satana. Allora, perché io adesso così, direste voi, l'hai ucciso. Eh no. Adesso c'è questa parte, che è la più brutta, perché adesso inizieranno a spawnare i cosi esplosivi. Cioè, loro. In tutta la stanza. Ecco, vabbè, l'ha ucciso lui. Vabbè. Bravo, Satana, complimenti, bravissimo. Morto? Pointy rib. Grazie, non mi interessava averlo, però ok. Non so cosa sia. Pointy rib, grazie per avermelo ricordato. Purtroppo non posso aprire Mega Satana, non posso aprire... va bene, va bene, va bene, va bene. Non posso aprire Mega Satana, però va bene. Calmatevi. Pheromonis, Bad Gas, Lockdown, Range Up. Mi tengo Pheromoni, va. Perché no? Ecco qua, Pheromonis può tornare utile. Può veramente tornare tanto utile, perché adesso i Ragmen si sono uccisi da soli. Bravi, bravi. Veramente bravi. Vi avrò esploso le orecchie con la mia risata, però... cane. È stato molto divertente come li abbia uccisi appena entrato Mega Fatti. Mega Fatti. Mega Fatti. Ah, oddio, che brutta stanza. Brutta, brutta stanza. Oddio, io odio Mega Fatti, perché hai colpi che non puoi schivare sui salti, guà. Ogni tanto fai i salti quelli lunghissimi e quindi non riesci a prenderti, altri li fa velocissimi. Guarda, non potevo schivarlo. Ma mori. Cuore nero. Sono Belzebub. Sono Belzebub. Sono Belzebub. Sono Belzebub. No, non posso scappare dalla stanza? Dai. Dai.
Dai, dai, dai. Serio? E non ce la farò mai? Non ce la farò mai? Oh, meno male. Oh, boh, stanza. In teoria anche nelle Dark Room dovrebbero esserci stanze segrete. Visto che ne ho trovata una proprio nelle Dark Room. Ma mi ha preso come? Mi ha tolto... Cioè, no, scusami. Con Wafer mi ha tolto 3 cuori. Cioè, il cuore intero più un altro. Cioè, meno male che c'è Elf Up, perché sennò come facevo? Power Pill. Ma cavolo, come ha fatto a togliermi così tanto una Troll Bomb? Cioè, ok, ma stai calmo. Ok, ma stai calmo. E niente, dovevo trovare per forza loro. Oh, però mi danno le moschine. Mi sono uccisi da soli. Dandomi le moschine. E guarda, prenditi un buon 400 di danno. Oh, guarda il danno che ha fatto la mosca. Ok, morto. Vai, non mi ha dato nulla. Quindi andiamo di qua. Oh, sto esplorando tutto. Già qua può essere più probabile. E chi ha usato cosa per rallentarmi? Quante falci? Quante? Beh, a sto punto, cosa me ne frega a me? Power Pill, demozzico. Ah, mi ha rallentato un sacco. Già sono lento di mio, questo mi ha rallentato pure. No, no. Mori, no, mi ha lanciato a scopa là, volante. Ok, muori. Mezzo cuore, un sacco di cuori neri. Ma sai che forse è Price Bomb questo effetto? Ok, vabbè, meglio per noi. No, Mega Meon. Oddio. Oh, guarda danno che ha fatto la mosca. Oh, quella mosca lì è devastante. Un sacco di danni. Allora, andiamo a prenderci il cuore nero. Ma ce n'era un altro sopra che non vedevo per via del timer. Orco cane. Sì, cioè, bellissima stanza. Oddio, brutti boss. Vediamo il fuoco da lì in mezzo. Oh, questo spawna le bombe che mi arrivano addosso a tutta velocità. Ma vai. Allora, uccidiamo lui perché rompe. Niente, è stato Little Horn a ucciderlo. Little Horn, puoi morire? Stai lanciando fuoco ovunque. Ok, mi ha dato un altro... Quale scheletrico? Andate via, proprio allontanatevi. Allontanatevi da me. Oh, meno male che è grid. Più mi faccio colpire, più mi dà soldi. Almeno quello. Urco cane! Adesso l'ho fregato. Ho messo la bomba e vi ho fregato. Devo ricordarmi delle bombe, perché... Io tendo a dimenticarmelo, però... C'ho anche le bombe io. Posso utilizzare. Questa è la stanza per The Forgotten. Qua dovevo portare la pala e scavare. Però non ho gli oggetti di The Forgotten. Quindi non posso fare la sua challenge. No, qua avevo già guardato. Sì. Va bene, quella era la stanza di The Forgotten. L'avete vista? Piccola curiosità. Se a qualcuno interessava. Ora l'avete vista? Qua cosa c'è? C'è Gish! A cui gli farò un bel po' di danno solo così. Bravo Gish. Bravo Gish. Ok, così. Ah. È che lancia le robe per rallentarmi, cavolo. Vabbè che... Oddio, forse non mi fanno effetto visto che volo. Non dovrebbero, però... Cosa... Ma questo qua stava sparando in continuo e io non l'ho visto. Vai, muori, muori, muori. Odio questo boss. Una specie di mostro, però peggio di mostro. Guarda, non so dire se è quasi peggio di Monstro 2. Che è terribile, Monstro 2. Allora, penso che la puntata sarà un po' lunga e la finirò quindi nel prossimo episodio. Perché stiamo avendo sfortuna che ci capitano Curse of the Blind. Quindi, per farvi capire, The World! Andiamo al boss subito. E allora ragazzi, sarà un po' più lungo il video di un po', in realtà di 5 minutini.
Ma non mi interessa per nulla. Per la semplice ragione che stiamo per finire, quindi non faccio una puntata su neanche praticamente una run. Cioè, la puntata che farei dopo sarebbe di mezza run, quindi anche no. Facciamo questi tre stanze velocemente. Tanto c'è Darkwan, che proprio Darkwan lo distruggo easy. Anche se c'è il secondo Darkwan, suo gemello, che deve rompere. Che deve rompere. Muori. Ok, è morto avvelenato l'altro. Muori. Muori. E crepace. Niente, oh. Un'ora. No, si è fermato là. Ok. Mezzo cuore. Vabbè, adesso andremo a vedere The Lamb, ma ve lo dico già che sarà facilissimo. O almeno, non credo che sarà tanto difficile per noi The Lamb. Partiamo, The Lamb. Buonasera. Ok. Come vedete ha molta vita, però. Ok, adesso. Questi sono i colpi a ricerca. Quelli viola, per chi non lo sapesse. Guarda questo colpo, cioè. Ok. Ipecac. Cane. Mori, mori, mori. Allora, due fasi anche questo boss. E nella seconda, che è questa qua, dovrò distruggergli la fiammella lì, oltre al corpo, cioè oltre alla testa, dovrò distruggergli questa fiammellina, perché altrimenti non muore. Ok, dai, 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 dovrebbe, dovrebbe spegnersi. Ok, ho spento la fiammella, quindi ora è tutto buio. Mi scuso se non si vedrà benissimo. Ok, vabbè, mi prendo un po' di danni, che se ne frega. E boom! Ucciso! Posso fare un victory lap? Farò un victory lap. Brittle Bones, ok. Però questo lo finisco a parte. Questo è un victory lap, una cosa in più, tanto per. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto e niente, iscrivetevi, lasciate like. Ciao!